Questo programma è offerto da Eurosystem. Parodi, i pionieri del risparmio energetico. Buonasera, bentornati con Dilettantissimo. Anche questa sera andremo a vedere tutti i risultati che si sono materializzati nei play-off, nei play-out, spareggi e quant'altro. Sara Canapini ancora non è con noi perché sta finendo di montare il servizio che si è giocato tra Rapallo e Ventimiglia, quindi arriverà in corso d'opera, così come altri ospiti che erano per strada e dovrebbero arrivare a momenti. Ma andiamo subito con la presentazione di chi invece è riuscito ad arrivare in studio per tempo. Alla mia sinistra abbiamo Mattia Memo, il capitano del Baiardo. Ciao Mattia. Ciao Claudio, buonasera a tutti. E di fianco a te il dirigente del Baiardo, Roberto Riu. Ciao Roby. Buonasera a tutti. Alla mia sinistra invece il presidente Le Marassi, che insomma, sta sperando di salire di categoria col Marassi, Massimo Parodi. Ciao Massimo. Ciao, buonasera a tutti. E di fianco a te invece il factotum del Vado, Walter Battiston. Ciao Walter. Buonasera a tutti. In particolare di S, insomma, so che ti stai già muovendo sul mercato per la Serie D. Per ora siamo fermi, festeggiamo. Festeggiate. Bene, si sono appunto disputate tante partite, le stiamo appunto mettendo insieme, grazie anche alla regia, che peraltro non ha la scaletta, ma ce l'ho io, quindi dovremo seguirci sulla base di quello che io dirò. E andiamo quindi con Mattia Memoli a parlare del beach soccer, che, quindi preparate il servizio del beach soccer, perché la presentazione ne parleremo tra poco. Mattia, sei il capitano di questa squadra, una squadra che per la prima volta arriva in Serie A, anzi non arriva, si iscrive al campionato di Serie A. Sì, diciamo che dopo 6 anni dalla nostra fondazione, l'anno scorso abbiamo raggiunto una storica promozione in Serie A, quest'anno Genova avrà per la prima volta nella sua storia una squadra a disputare il massimo campionato della disciplina del beach soccer, quindi questo è motivo d'orgoglio per me, per Nicolò Rossetti che è l'altro cofondatore della nostra società, per tutto il consiglio e per i ragazzi che giocano con noi ormai da 6 anni. La cosa bella di questa attività è che siamo tutti giocatori di Genova, ragazzi che giocano contro tutto l'anno a 11 e poi si ritrovano d'estate per condividere insieme una passione che ormai portiamo avanti da anni. Senti, dov'è che giocate in casa? Allora, quest'anno per il secondo anno consecutivo avremo la Bici Arena a Busalla, grazie all'amministrazione comunale appunto del comune di Busalla, e in attesa ovviamente che si trovi un'area dove poter costruire una impianta stabile, una Bici Arena qui a Genova. Peraltro so che il vostro addetto stampa è la nostra conoscenza. Sì, è un collega di Telenord, Marco Innocenti. Ci tengo a ringraziarlo per l'organizzazione della conferenza di presentazione della stagione che si è tenuta giovedì scorso a Palazzo Tursi, alla presenza dell'autorità del comune di Genova e del comune di Busalla. Ecco. Andiamo a vedere quindi la presentazione del beach soccer di Marco Innocenti. Via le scarpe e via calzettoni, perché sta per iniziare la stagione del beach soccer. Con una grandissima novità però, da quest'anno anche Genova entra nel circuito della Serie A. Anzi, dovremmo dire ritorna, perché quello della Genova Beach Soccer è un vero e proprio ritorno. La società per questo nuovo debutto ha deciso di rinnovare logo e maglie, presentati entrambi a Palazzo Tursi, a testimoniare un legame sempre più forte con la città e, perché no, anche con le istituzioni cittadine. Devo dire che è un piacere essere oggi qui all'interno della sala di Tursi per sostenere, insomma, una delle nostre eccellenze. Infatti con la federazione stiamo cercando proprio di dare vita a un primo campo regolamentare per permettere, insomma, a questa disciplina di potersi esprimere al meglio. Stiamo lavorando affinché discipline sportive importanti come il beach soccer possa crescere e radicarsi sempre di più nella nostra Genova. Un logo con i colori della Croce di San Giorgio e 4 maglie che, oltre al bianco e al rosso, celebrano il blu del mare della Liguria e il verde del nostro Pesto,
Un modo quindi per riportare il grande beach anche da queste parti, perché la crescita del movimento è clamorosa, soprattutto grazie alla spettacolarità di ogni singola partita. Quest'anno siamo riusciti a portare una squadra nella massima serie, in Serie A, tra l'altro credo che questi ragazzi veramente se lo meritano, perché hanno un entusiasmo, ma io li seguo da anni e ci sentiamo continuamente, veramente grande, insomma, per loro è un merito. Io spero che dalle parole dell'assessore, insomma, c'è la volontà anche di trovare una beach arena qui a Genova, quindi speriamo di riuscire a portare una tappa del tour nazionale qui a Genova, che vedrete che è veramente uno spettacolo, è una cosa veramente bella e farebbe onore a questa regione. Obiettivo principale, almeno per questo nuovo debutto, mantenere la categoria, ma chissà che nel corso della stagione, che partirà il 23 maggio con la Coppa Italia ad Alghero, non si possa anche provare ad alzare subito l'asticella. Intanto in casa Genova Beach Soccer si è messo nel mirino l'esordio in campionato del 14 giugno a Viareggio. L'ambizione è quella di mantenere la categoria. E l'ambizione sportiva, l'ambizione societaria è quella di crescere, di continuare su questa strada, 6 anni che comunque andiamo avanti nonostante tante difficoltà, però la nostra passione, la nostra voglia di fare è più forte di tutto questo e quindi andiamo avanti così. La Genova Beach Soccer sta crescendo, è uno sport che ormai lo conoscono tutti in Liguria e speriamo che sia di buon auspicio per la nuova stagione. Speriamo che sia di buon auspicio per la vostra società, quindi cosa devi aggiungere di altro, Mattia? Mi preme sottolineare appunto il risultato sportivo e anche l'attività che faremo a livello locale, perché ormai comunque noi abbiamo iniziato ad avere una certa età, quindi c'è bisogno di ricambio generazionale. Proprio per questo stiamo portando avanti da 6 anni il torneo regionale, la Liguria Beach Soccer Cup, riconosciuto dalla federazione, dall'LND. La vincente come ogni anno andrà a disputare il campionato nazionale di Serie B in rappresentanza della nostra regione. Si disputerà nella seconda metà di giugno appunto nella Beach Arena di Busalla e contestualmente faremo anche due giornate di tornei dedicati ai ragazzi, il 22 e il 29 di giugno, sono 2 sabati, per tutte le leve, dall'under 10 all'under 19. Comunque per qualsiasi informazione, per le iscrizioni, rimando al nostro sito internet www.genovabeachsoccer.it e alle pagine ufficiali Facebook e Instagram della nostra società. Bene, questa per quanto riguarda il beach soccer. La settimana scorsa però si è disputato anche il torneo internazionale del Baiardo, dove peraltro la finale si è giocata proprio tra il Baiardo e la Samp, Roberto. Sì, diciamo che questo è un po' il fiore all'occhiello della nostra società. I tornei dei ragazzi, visto che noi puntiamo tantissimo sul settore giovanile, sono un po' la rappresentanza di tutto il lavoro e lo sforzo fatto in un anno calcistico. Il Baiardo sicuramente ha onorato il torneo, è arrivato in finale con la Sampdoria, ha perso 2-1 proprio nei minuti conclusivi. La Sampdoria del mio amico Cristian Casalino ha portato a casa il torneo e il trofeo, e dopo tanti anni che la Sampdoria non vinceva l'internazionale. A questo proposito dico solo, perché poi mi sfugge, un ringraziamento enorme a tutti i collaboratori che ci permettono di organizzare queste manifestazioni. Su tutti ne cito 2, che sono Guido Gardella, che è il nostro responsabile dei tornei, e Mauro Cioce, che sono sicuramente le 2 persone che sono state giorno e notte sui campi per far sì che le cose andassero nel migliore dei modi. Quindi noi abbiamo ripreso, anche grazie a Enrico Figus, la vostra manifestazione. Andiamo a vedere quindi il servizio del Baiardo, del torneo del Baiardo internazionale che si è disputato ed è terminato domenica scorsa. Andiamo a vedere quindi il servizio. Grande successo per la 41esima edizione del torneo internazionale giovanile Città di Genova, organizzato dai Draghetti del Baiardo. Il torneo, che ha visto impegnate sul campo dal 10 al 12 maggio le leve di prestigiose società quali Genoa, Sampdoria, Atalanta, Virtus Entella, Spezia e naturalmente i neroverdi del Baiardo, quest'anno ha visto anche la partecipazione di una selezione del Canton Ticino e dei danesi del Midtjylland. È stato un bel torneo che segue al torneo dell'Angelo Rosso, che quindi comunque ne arriviamo dal 25 aprile, non solo questi ultimi 3 giorni. Io ringrazio tutti i collaboratori, i nostri soci, i ragazzi che hanno partecipato al nostro torneo e che hanno dato una mano al nostro torneo. Sono contenta, questo primo anno da presidente mi rende orgogliosa sia di quello che abbiamo fatto in quest'anno e che con questa conclusione la finale dell'internazionale, lo posso dire con orgoglio, sarà Baiardo-Sampdoria.
E per noi è già una bella vittoria passare al primo turno con squadre di livello sicuramente come Sampdoria, Atalanta, Ticino che non conoscevo. Ora andiamo a affrontare questa finale con questo ragazzo qua che conosco bene. Innanzitutto per me essere in questo contesto ha un sapore particolare perché ho chiuso la mia carriera con il Baiardo e poi è un ambiente al quale sono molto legato e faccio i complimenti all'organizzazione perché con la Sampdoria viviamo tanti tornei in giro per l'Italia e il livello dell'organizzazione e del livello delle squadre che c'è stato è veramente molto alto. La soddisfazione c'è sempre, al di là di qualsiasi risultato possa essere, la crescita dei miei ragazzi è la cosa principale in questo momento. I complimenti vanno innanzitutto alla struttura e alla società del Baiardo che tutti gli anni ci permette di poterci confrontare, motivo in più di crescita. E soprattutto spero vivamente che questo torneo possa essere anno su anno sempre una competizione di alto contenuto tecnico. Quest'anno avevamo 110 squadre dal torneo Angelo Rosso più le 8 del torneo internazionale e quest'anno abbiamo scelto di concludere la manifestazione integrando il torneo Angelo Rosso con il torneo internazionale. E diciamo che siamo molto soddisfatti. Quando arriveremo alla fine saranno state giocate 284 partite. Ecco, soltanto questo può rendere l'idea di cosa vuol dire, di quale sforzo da parte della società sia stato fatto per cercare di far funzionare tutte le cose nel miglior modo possibile. Cosa mi può dire su questa bella esperienza che per lei dura da quando è stato inaugurato il torneo, quindi ben 41 edizioni? Molto bello, sono contento anche come organizzano tutto il torneo veramente e quando si arriva hanno un'accoglienza enorme. Per quanto concerne il risultato sportivo, la finale del terzo e quarto posto vede il Genoa affermarsi per 2-0 sull'Entella. Vediamo uno dei gol che ha determinato la vittoria dei rossoblù. Nella finale invece combattutissima tra Baiardo e Sampdoria hanno la meglio i blucerchiati per 2-1. Un gol, il secondo, quello che assegna la vittoria ai blucerchiati, giunto a un minuto dal termine del secondo tempo. Bene, siamo giunti alla pubblicità, ma prima di inviare e di mandare la pubblicità volevo ricordare la scomparsa di un grande presidente, Walter. Sì, che domani ci saranno i funerali di Nicola Pugliese, che è stato il mio presidente. Volevo fare le condoglianze a tutta la famiglia e tutti i ragazzi che hanno mandato i messaggi per Nicola Pugliese. Spero che domani ci sia una grande folla, partecipazione nella chiesa di Santa Zita domani alle 10:30, credo, se non ricordo male. Nella chiesa di Santa Zita ci sarà l'ultimo saluto a Nicola Pugliese. Pubblicità. Bene, allora, notizie di servizio per la regia, andremo poi con Sori Caderissi e Superba Marassi in questo blocco, quindi perché parleremo con il presidente del Marassi. Nel frattempo ci ha raggiunto Sara Canapini, ciao Sara. Ciao Claudio, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri ospiti. Ricordo il numero che come sempre è il 338-489-1908, mandateci i messaggi. Stanno arrivando tanti, vedo, Sì, ora li controllo bene tutti e li seleziono. Bene, ci ha raggiunto anche Tommaso Imperato che ha seguito per noi San Margherita e Salbenga. Peraltro ci ha un fatto curioso, Tommaso, raccontiamolo un po' velocemente. Eh sì, purtroppo mi devo scusare anticipatamente con i telespettatori, ma il primo gol dell'Albenga non è stato ripreso perché ringrazio la polizia locale che mi ha fatto spostare la macchina in quel momento lì e quindi era spostare la macchina e l'Albenga ha segnato il gol dell'1-0. Sembra una barzelletta, ma invece non è così. Andiamo quindi a vedere i play-off grazie a Spazio Genova di che cosa, Sara? Di prima categoria, quindi Spazio Genova. Spazio Genova, la città dell'auto, vi aspetta nella sua sede a Genova, via Ponte Carrega 30 Rosso, con 500 occasioni, auto usate e a chilometro zero di tutte le marche. Bene, allora andiamo a vedere, bravo, i play-off che sono Camporosso Social Borghetto 1-0, quindi il Camporosso accede al terzo turno, Superba Marassi 0-1, quindi il Marassi accede al terzo turno. Si giocherà probabilmente a Savona.
probabilmente a Savona, probabilmente a Savona. Campo neutro non ci sta ancora, sempre vedete Via dell'Acciaio 2-3, il Via dell'Acciaio accede al terzo turno, infine ancora al secondo turno, Fallo San Martino, Tarros, Sarzana, Pegazzano, sono finite 1-1 dopo i tempi supplementari, 2-0, quindi la finale sarà tra Sarzana e Fallo San Martino. Peraltro la vincente, appunto, perché nel girone D succede questa situazione proprio perché c'è stato uno spareggio tra il Fallo San Martino e il Levanto che per determinare la prima posizione, di conseguenza è slittato tutto di una domenica e quindi Fallo San Martino contro il Sarzana giocheranno il secondo turno mercoledì in settimana, quindi il Bogliasco per sapere chi dovrà il Via dell'Acciaio per sapere chi dovrà aspettare appunto mercoledì. Andiamo a vedere quindi prima di andare a vedere quello che è successo tra Sori e Caderissi, parlerei con Massimo Parodi, insomma, ho visto che ti sei tirato la barba, cos'era, una cabala? No. L'ho tenuta per un po', adesso l'ho tolta. Semplicemente così. No, perché ho visto che stavi diventando sempre più... No. Ho dedotto. No, non c'entra niente. No, non c'entra niente. Ok, quindi andiamo a vedere prima lo spareggio salvezza tra Sori e contro il Caderissi. All'andata era finito 2-1 per il Caderissi, quindi il Sori avrebbe dovuto vincere questa partita almeno con un gol di scarto. Andiamo a vedere quindi il servizio di Tommaso Imperato, visto che ieri ti sei divertito molto, Tommaso. Abbastanza. No, è stata una partita, diciamo, molto maschia, ecco. Molto diciamo maschia. Così. Sei espulsi, ma poi lo vedrete tutti nel servizio di Sori Caderissi. Pianto e stridore di denti a quello che aspetta la perdente di ogni playout che si rispetti, a quello che vogliono disperatamente evitare Sori e Caderissi che quest'oggi si affrontano per evitare la retrocessione. Caderissi forte del 2-1 dell'andata, ma al Sori basta la vittoria in virtù di una miglior classifica. Fischia all'inizio Crova di Chiavari che al decimo minuto fischia anche il fuorigioco per la posizione irregolare di Bortolazzi che davanti all'Usardi deposita in rete dal fermo immagine la posizione del numero 7, sembra però in linea con un difensore ospite. Sori che allora ci riprova su calcio piazzato ma l'Usardi si distende e disinnesca l'ordigno dei 20 metri di Minniti. Pochi minuti più tardi secondo gol di giornata annullato stavolta Bertelli, ma il fuorigioco in questo caso sembra evidente. La più grossa occasione per il Caderissi è questa conclusione velenosa di Fraterrigo che si stampa sulla traversa. Minuto 44, l'episodio che può cambiare il match. Il Caderissi tenta di fatto il suicidio, protesta abbastanza inutile di Segalerba che reclama l'ammonizione per un avversario. Alla fine il cartellino se lo becca lui, è il secondo, giallo più giallo fa rosso e il Caderissi rimane in 10 uomini. Sori che prova a far valere la superiorità numerica sul suggerimento di Paffumi, l'Usardi respinge così Barbieri si coordina ma manda sul fondo. Al minuto 65 follia di Ferrari, già ammonito, che scalcia Barbieri, secondo giallo di Prassi. Caderissi 9, ma sono due rossi evitabilissimi. Il tempo scorre ed il Sori non la sblocca sul tiro cross di Minniti, l'Usardi respinge, la palla sui piedi di Paffumi che non c'entra lo specchio. Al minuto 71 i padroni di casa reclamano il penalty per un fallo di mano in area di rigore. Fermando l'immagine possiamo intuire che il braccio sia però a protezione del volto e non aumenti il volume del corpo. La vera occasionissima Sori è sui piedi di Messuri, bravo a saltare un avversario ma disturbato dall'uscita di Lusardi, il numero 20, conclude a lato. Nel Sori entra Alfano che prova a fare la differenza ma il suo pallone nel mezzo viene prima intercettato da Lusardi e poi calciato in corner. Si perde tanto tempo, Crova concede 4 minuti di recupero nel primo tempo e 8 nel secondo che diventano 11 perché Lodi e Scano si spintonano in area di rigore. Dopo un consulto con l'assistente, il direttore di gara li espelle entrambi. È l'ultimo atto di ben 105 minuti con 6 espulsi, 4 in campo e 2 in panchina. Una partita brutta, ruvida, con più calci che calcio, ma il Caderissi bada alla sostanza e conserva la prima categoria. Partita maschia quindi, Tommy. Sì, una partita con poche occasioni, nel primo tempo pochissime occasioni, eccezione fatta per il gol che appunto forse poteva anche essere convalidato. Regolare. Diciamo che c'è stato tanto lavoro per il signor Crova, ma più che altro Caderissi si è complicato la partita da solo perché comunque secondo me appunto come ho detto nel servizio i due rossi erano evitabilissimi e poi probabilmente ci sono anche colpe del Sori che non è riuscito a sfruttare la doppia superiorità numerica perché comunque una partita così secca anche essere un pochino più cattivi sotto porta può aiutare, ecco.
Andiamo a vedere quindi i risultati dei play-out di prima categoria. Mi ha fatto vedere il Plodio Borghetto. È finita oggi 1-3, ma si deve ancora giocare il ritorno. Sori Caderissi è finita 0-0, come abbiamo visto, quindi è retrocesso il Sori. Mentre tra Vecchio Castagno e Nuova Regina è finita 1-1. Alla luce del risultato di andata retrocede il Vecchio Castagno. Sì, in realtà il Borghetto si salva, il Plodio invece gioca il play-out. Non mi ricordo con l'altra squadra che è arrivata sotto. Perché lì, essendo a 14 squadre, ci sono solo due retrocessioni. Quindi era. Poi comunque sul nostro sito potete andare a vedere e vedere quello che è successo. Abbiamo ancora la possibilità di vedere Nuova Regina, l'altro playout contro il Vecchio Castagna. È terminata 1-1 l'andata, la Nuova Regina aveva vinto, di conseguenza, pur essendo arrivata dietro al Vecchio Castagna, si salva. Il servizio è di Simone Maggi, l'intervista credo che ci sia anche Edris Riz qua, io no? Credo di sì. Andiamo a vedere quindi il servizio. Sono la logica più ineluttabile e spietata del gioco del calcio, perché un conto è giocare per raggiungere il successo, un conto è farlo per evitare la disfatta, sono i play-out, ed è quanto di più crudele ci sia alla fine di una stagione in quella di Vecchio Castagna e Nuova Regina. Ci sono ancora 90 minuti alla fine dei quali sarà marcato il confine tra la vittoria e la sconfitta, tra la salvezza e la retrocessione, tra l'impresa e la debacle. 1-0 per gli ospiti, risultato di gara 1, e Vecchio Castagna costretto a inseguire e quindi partire forte. Il trend dei primi minuti sarà chiaro, perché gli uomini di Manca nel primo quarto d'ora bussano alla porta di Amenduni in due circostanze. Sulla prima non è perfetta l'uscita del numero 1 bianco-blu, così come il colpo di testa di Pestarino. La seconda invece è assolutamente efficace, perché chiude lo specchio a Goglia, trovato sia tu per tu con l'estremo difensore avversario. Un avvio di chiara marca locale, ma da metà frazione in poi esce dal guscio anche lo Regina. Malik Diop gira cozza e mette in mezzo il diagonale di Passerini, eletto perfettamente in presa bassa da Porcu. È il 23esimo e 4 minuti più tardi lo stesso numero 31 prova la staffilata da limite. La sfera termina a pochi centimetri dall'incrocio dei pali. Il primo tempo ufficialmente decollato, da qui a fine frazione sarà botta e risposta, perché De Camilli allunga il buon momento degli ospiti con un'azione personale che non va a buon fine. È una sola anche quello di Goglia al 38esimo. Amenduni ancora una volta chiude lo specchio al numero 9 del Vecchio Castagna. Le timide proteste di Diop per un contatto in area sono l'ultimo fotogramma del primo tempo. Il secondo inizia sempre nel segno del numero 9 ospite. Il colpo di testa dell'attaccante della Nuova è tanto beffardo quanto però impreciso. I minuti passano e si ha idea che la gara sia come una pentola a pressione pronta a esplodere. L'innesco è piazzato al 12esimo, quando su una mischia in area Regina Giannubilio conclude a rete. Boeri tocca con la mano sostituendosi da Amenduni. Il tap-in di Pistarino finisce a rete, ma il numero 11 sarebbe stato in fuorigioco. Ecco perché tra la valutazione dei fatti e la decisione di Davide Biasi di Genova passano tre interminabili minuti. Si chiamano momenti chiave, e quello di questo play-out dice rigore per il Vecchio Castagna ed espulsione per Boero. È un momento chiave però anche la conclusione dagli 11 metri di Migiano, che Amenduni con tanta esperienza neutralizza sfruttando tutte le malizie del ruolo. L'inerzia della gara cambia, perché lo Regina, nonostante l'inferiorità numerica, prende coraggio, e allora ci vuole tutto l'istinto di Porco al minuto 70 per sbarrare la strada di Hop. È una ripresa di colpi di scena, però, anche se quello di Miello al 77esimo è un colpo sì, ma di artiglieria pesante. Il capitano ospite da 25 metri incastra sotto l'incrocio il pallone sul quale potrebbe esserci scritto permanenza in prima categoria. Esultanza incontenibile dei giocatori in maglia bianco-blu, è un play out ed è imprevedibile. Il Vecchio Castagna questa volta non accusa il contraccolpo e si riversa in avanti. Amenduni è ancora una volta decisivo su una sassata dal limite dell'area. Gli ultimi minuti sono un caleidoscopio di emozioni acceso dal gol del pareggio locale. Giannubilio batte veloce una punizione a centrocampo, Pestarino guadagna al fondo, Longoni sentitamente ringrazia e dà inizio a 10 minuti di letterale assedio. L'area di Amenduni diventa Fortalamo, ma sull'ultimo pallone non c'è il sanguinario colonnello Antonio Lopez e Santa Anna, ma ancora Longoni al numero 16 non riesce. Il secondo miracolo di giornata è a salvarsi. Sono gli ospiti al termine di una rincorsa incredibile, significata perfettamente dalla corsa di Gallito al triplice fischio finale. Scende il Vecchio Castagna, ma con qualcosa di più che l'onore delle armi, quello dello Regina, se non è un miracolo sportivo, davvero poco ci manca. Allora, se riusciamo a rimettere la grafica dei play-out, giustamente Sara va messo che c'è il ritorno. Infatti tra Plodio e Borghetto, il Plodio dovrà vincere la partita di ritorno con almeno tre gol di scarto, perché il Borghetto è arrivato avanti. Quindi c'è la gara di ritorno, che è il 25-5. In precedenza il Borghetto aveva giocato con l'Altarese. Ho fatto confusione io dalla settimana scorsa, perché ormai l'età è quella che è, Sara. Bene. Allora, con Massimo Parodi, questo Marassi adesso, questo Camporosso è una partita molto ostica.
Ma sì, immagino di sì. Io ora devo dire la verità, non conosco i nostri avversari, me ne scuso, ma non oggi mi ha dato qualcuno a vedere? No, volevo andare insieme a qualche dirigente, poi però la partita si giocava alle 4, quindi era anche un po' lontano, abbiamo rinunciato. Forse sarebbe stato opportuno andare, però vabbè, per altri impegni non siamo potuti. E quindi vedremo, li affronteremo sul campo domenica prossima e speriamo di fare il risultato. Ricordiamo che le due vincenti dei play-off B contro A e C contro D di fatto poi sarebbero promosse sicuramente promosse in promozione, mentre le due perdenti dovranno giocare il terzo e quarto posto con la speranza che la Rivarolese vinca il suo playoff nazionale e liberi un posto in eccellenza e di conseguenza scalare un posto che verrà liberato in promozione, uno in prima categoria e via discorrendo. Questo è quanto, noi andiamo in pubblicità, poi rientreremo con il servizio che riguarda proprio il Marassi. Superba contro Marassi, duello che si ripete in questa finale di playoff, un eterno equilibrio in questa stagione quando si sono trovate l'una contro l'altra. Solo pareggi infatti fra le due nei match di andata e ritorno. Una X che questa volta però permetterebbe alla Superba di staccare un biglietto per il terzo turno dato il miglior piazzamento finale e dunque al Marassi rimane solo un risultato, la vittoria. Il primo tempo alla Gaccia è povero di emozioni, segnaliamo un'occasione per parte al settimo minuto per la Superba con il traversone di Cica che diventa un velenosissimo tiro in porta e termina davvero di un niente sopra l'incrocio, e poi al sedicesimo per il Marassi con il tentativo dalla distanza di Stradi, ma la sua conclusione impegna ma non sorprende Bertolessi. Con le immagini vogliamo la ripresa che inizia sulla falsa riga del primo tempo, partita spezzata e combattuta, ha molto da fare il fischietto del direttore di gara Virgilio che però non fischia al minuto 63 quando il Marassi reclama calcio di rigore per questo fallo su Casella. Il contatto avviene all'interno dell'area ma per l'arbitro non c'è nulla, si prosegue allora e al 69esimo Stradi protesta per questo gomito alto non sanzionato con alcun cartellino, forse troppo però perché rimedia il secondo cartellino giallo abbandonando così anzitempo il campo e lasciando i suoi in inferiorità numerica per i restanti 20 minuti, inferiorità che però non penalizza ma galvanizza i 10 uomini del Marassi rimasti in campo. Al 72esimo da Ronk fa partire il traversone su cui non arrivano né Lerini né Merialdo, poi 60 secondi dopo ancora Marassi questa volta con la conclusione di Casella che trova l'opposizione di Bertolessi. Mancano 7 minuti al 90esimo e gli ospiti reclamano ancora calcio di rigore. Con le immagini al rallentatore si vede chiaramente il tocco di mano di Matera a interrompere l'azione di Casella. L'arbitro lascia ancora proseguire ma il Marassi non ci sta e dopo soli 2 minuti arriva la rete pesantissima del Marassi. Arriva col suo numero 10, calcio di punizione battuto alla perfezione da Ghiglia. Il pallone sorvola la barriera e lascia immobile Bertolessi. Festeggia il Marassi perché manca davvero poco al triplice fischio. Il grandissimo recupero difensivo di Meringolo lo anticipa infatti di qualche secondo. Finisce qui, Marassi batte Superba 1-0, cade il fortino alla Gaccia e cade dunque l'imbattibilità casalinga della Superba, lunga tutta una stagione. Marassi vola al terzo turno per continuare a sognare il traguardo storico della promozione. Allora, mi arriva una notizia dell'ultima ora, al Macera di Rapallo sono stati visti il presidente risaliti del Sesti Levante con Mister Ruvo. Chissà, sarà il prossimo allenatore del Sesti Levante per l'eccellenza? Noi la buttiamo lì. Comunque, sono notizie che ci arrivano e quindi noi continuiamo a leggervele mentre ci pervengono e che ovviamente andiamo poi comunque a constatare che siano reali. La vittoria con la mattonella del tuo giocatore più talentuoso, forse? Ma senza dubbio, Samuele è forte, è un gran giocatore e quindi ha messo la firma sotto questa vittoria. È un giocatore che oggettivamente ha la possibilità di fare gol di questo tipo e quindi ce lo godiamo, è con noi, ce lo godiamo.
Bene, noi prima di andare a vedere il servizio che riguarda la Sampdoria Arenese, abbiamo un'anticipazione delle finali del torneo del titolo regionale di prima categoria. Secondo la regia, possiamo inquadrare l'iPad, vorrei far vedere, eccolo qua, questa azione che ci hanno mandato. Praticamente il Bogliasco reclama un calcio di rigore per questo braccio della barriera mentre salta. Direi che in effetti è molto, eccolo qua, molto alto e sembra effettivamente calcio di rigore. Rientriamo pure, anche perché poi le immagini vanno a sfumare. Direi che effettivamente, se avete qualche filmato comunque mandatelo, perché poi noi grazie all'iPad lo possiamo far rivedere. Andiamo a vedere quindi il servizio di stamattina che Alice Lisetti e Bianchi Alessi hanno realizzato appunto per noi, che è quello, la finale tra la Sampdoria Arenese e il Via dell'Acciaio. Ha vinto a sorpresa, tra virgolette a sorpresa, perché comunque durante il campionato mi sembra che il Via dell'Acciaio abbia sempre vinto contro la Sampdoria Arenese, quindi per la terza volta è accaduto questo, quindi ha portato bene al mister del Via dell'Acciaio a venire qua la settimana prossima. Chissà che non porti bene anche a te, toccati tranquillamente il ferro dove ce l'hai. Non sono superstizioso. Non sei superstizioso. No. Andiamo a vedere quindi il servizio della Sampdoria Arenese, comunque si può tranquillamente, come si può dire, consolare con il finanziamento che gli arriva del campo, circa 1.200.000 euro per il rifacimento totale del Morgavio. Ma andiamo a vedere quindi il servizio di Alice Lisetti e Bianchi Alessia. Per la finale di playoff di prima categoria Girone C si affrontano al Morgavi la Sampierdarenese in maglia rossa e il Via dell'Acciaio in maglia blu. Questi ultimi devono necessariamente vincere per accedere alle semifinali contro la squadra che uscirà vincente dal playoff del Girone D. Al fine di commentare la scomparsa di Ermelindo Bacchetta, vicepresidente vicario LND ed ex presidente del CR Piemonte Valle d'Aosta, è stato disposto che venga osservato un minuto di raccoglimento prima di tutti gli incontri di LND e SGS che si disputeranno nei giorni 18, 19, 20 maggio. All'ottavo minuto è De Vincenzi che sblocca la partita con un tiro che finisce all'incrocio dei pali, Sampierdarenese 0, Via dell'Acciaio 1. Rivediamo il replay grazie alle immagini di Alice e Lisetti. Al quindicesimo minuto grande parata da parte di Pittaluga, portiere della squadra ospite, che riesce ad evitare un pareggio quasi sicuro. Due minuti dopo è di nuovo la Sampierdarenese che ha l'occasione del pareggio con Boge che tenta un gol di testa ma nulla di fatto, punteggio che rimane fermo sullo 0-1. A due minuti dalla fine del primo tempo è di nuovo De Vincenzo per il Via dell'Acciaio, questa volta sulla fascia destra, incrocia e insacca il gol del 2-0. Rivediamo il bel gol rallentato. Al 52esimo la Sampierdarenese tenta di accorciare le distanze con Grandoni, ma Pittaluga devia. Gol dell'1-2 che però non tarda ad arrivare perché due minuti dopo è Taravella che riesce ad insaccare il tiro, anche in questo caso rivediamo le immagini del gol rallentato. Al 61esimo viene assegnata una punizione dal limite dell'area per la squadra ospite, davanti al pallone si presenta De Vincenzo, tiro che riesce a passare la barriera ma che si conclude con una parata di traverso. Il Via dell'Acciaio poco dopo ci riprova con Chiarabini che passa palla a De Vincenzo che tira ma ancora una volta attraverso si fa trovare pronto e respinge. Di nuovo De Vincenzo per il Via dell'Acciaio mette a segno la tripletta della partita con un tiro sul secondo palo, rivediamo il bel gol del numero 10 ospite. Sampierdarenese che non si dà per vinta, infatti Rebora durante il terzo minuto di recupero mette a segno il gol del 2-3, gol che sembra mettere in discussione il risultato finale. Un minuto dopo sono di nuovo i padroni di casa che tentano con l'ultimo tiro di giornata il pareggio grazie a occhi pinti, ma nulla di fatto. Via dell'Acciaio che vince in casa della Sampierdarenese per 3-1 e adesso dovrà affrontare la semifinale di playoff contro la vincitrice del girone D. Bene, queste le immagini. La parata di Pittaluga nel finale mi sembrava quella di Zoff nell'82, Walter? Che sì, sei sì, veramente, no, ho fatto una bella parata, un minuto prima magari, però poi si è rifatto. Poi si è rifatto, bene, dice che un minuto prima ha fatto una mezza, vabbè, poi devi stare attento che poi mi fa l'avvocato, ti denuncia. Lo so, lo vedo sempre. Bene, andiamo a vedere per il titolo regionale, grazie a Spazio Genova, i risultati del titolo regionale di prima categoria. Spazio Genova, la città dell'auto, vi aspetta nella sua sede a Genova, via Ponte Carrega 30 Rosso, con 500 occasioni, auto usate e a chilometro zero di tutte le marche.
Levanto Pogliasco in realtà è finito 1-0, c'è cioè un piccolo errore in grafica. Il Levanto? Per il Levanto, scusa. E Veloce Paese è terminata 2-1, quindi la finalissima sarà fra Levanto e Veloce, mentre la finale terzo-quarto posto tra Pogliasco e Paese. Bene, questo è quello che è successo. Quindi la Paese e le due genovesi hanno perso, quindi si scontreranno probabilmente a Genova, Levanto, Veloce, perché sono distanti parecchio. Andiamo, cosa c'è in scaletta? Andiamo a vedere cosa è successo in promozione. Prima di andare a vedere la promozione, andiamo a vedere il torneo Grondona con le grafiche che potrete vedere sull'iPad grazie alla regia. I primi calci, eccolo qua il risultato, Pogliasco a 3 punti, l'Atletica deve ancora giocare, il San Michele ha perso, poi nel girone B invece la Sampierdarenese d'Arenese a 3 punti, il Siri Liguria a 1 punto assieme all'Olimpica Pediese, l'Atletica avendo perso con la Sampierdarenese d'Arenese è ultimo in classifica. Mentre nel girone C San Fruttuoso 3 punti, la James deve ancora giocare, l'Entella ha perso con la San Fruttuoso per 7-0, nel girone D il Santa Maria ha 3 punti e il Meeting, gli altri, insomma praticamente ha giocato soltanto Santa Maria Nuova Regina, mentre Meeting e Calcio Valleschiva devono ancora giocare. Che torneo è questo? Sì, ma allora nello specifico questa, se non sbaglio, era la classifica dei 2010, non vorrei sbagliarmi. Esatto, primi calci 2010. È un torneo con tante squadre, con 60 società, con 60 squadre partecipanti di varie società. È un torneo riservato, diciamo, ai piccoli, oggi in particolare con il mini trofeo al Baro, il 47esimo. Era dedicata ai 2011 e 2012, quindi diciamo la Coppa Grondona insieme ai tornei che fanno da corollario va a coprire dai 2004 ai 2012, quindi proprio si parla di settore giovanile e scuola calcio. È un torneo dove i bambini veramente si divertono, giocano tante partite. È un po' la Champions League dei bambini, è un po', è sempre stata sì la Champions League dei bambini, diciamo che le prime squadre classificate prendevano parte a questa manifestazione. Proprio questo weekend si è svolta la finalissima del Memorial Gianni Filippini, che è un torneo a cui teniamo molto come società, perché Gianni era una persona che dava una mano all'Atletica, allo stand, che è venuta a mancare qualche anno fa, quindi abbiamo intitolato questo torneo. Quest'anno l'ha vinto il Baiardo in finale con il Real Fieschi, se non sbaglio. E terza classificata l'Atletica e quarta il Ligorna. È stato il primo torneo che è terminato, ne mancano ancora 6, quindi c'è ancora tanto calcio al Sanguinetti di Quarto da vedere e da giocare per i ragazzini. Quindi è un torneo che si gioca prevalentemente tutti i giorni? Poi... Sì, tutti i giorni per 40 giorni al campo di Quarto, grazie ovviamente anche al lavoro dei volontari presso lo stand e soprattutto ai nostri sponsor. Raccontavo proprio che l'altro ieri ho distribuito per il nostro sponsor, il biscottificio Grondona, dei canestrelli, biscotti, baci di dama ai bambini, ed è stato proprio bello vedere come i giocatori, i ragazzini delle squadre sconfitte, che uscivano un po' col broncio, un po' imbronciati, e quindi li addolcivate con dei dolci. Esatto, gli ho dato la monoporzione di canestrelli e subito hanno fatto un sorriso a 32 denti, è stato molto carino. Noi siamo giunti alla fine di questo blocco, abbiamo poi delle immagini simpatiche, il taglio dei capelli di un giocatore dell'Albenga in campo per la salvezza acquisita dall'Albenga a Santa Margherita, li stiamo scaricando e ve le faremo vedere. Pubblicità. Allora, da Santa Margherita ci arrivano via Instagram delle immagini, Sara? Sì, grazie alla nostra pagina Instagram siamo stati taggati da un giocatore dell'Albenga, credo. È stato effettuato, diciamo, un taglio di capelli in campo. Il giocatore pare essere Francesco Maxena e questo è il risultato, insomma. Non è stato neanche rasato completamente, un po' alla Gargamella, oserei dire. Ma io direi sembra quasi un frate. Sono stati proprio cattivi, direi. Proprio cattivi. Dovrà sicuramente andare dal parrucchiere per farsi rimettere a posto i capelli. Bene, andiamo a vedere, grazie a Spazio Genova, le grafiche di promozione, play-off e play-out. Il titolo regionale è già stato assegnato all'Atletico domenica scorsa, quindi andiamo a vedere con Spazio Genova. Spazio Genova, la città dell'auto, vi aspetta nella sua sede a Genova, via Ponte Carrega 30 Rosso, con 500 occasioni, auto usate e a chilometro zero di tutte le marche. Questi i play-off.
Tra Sestrese e Renzano è finita 1-0, come potete vedere poi sarà la Sestrese ad avanzare contro la Lanesi il 26 maggio, c'è un altro errore, diciamo, no, di cancellare. Cioè, giusto, sì, ma la Sestrese è cancellata, vedi, ah, sì, essere cancellata la Renzano. Vabbè. Mentre per quanto riguarda il girone B, Cadimare e Rivasamo è finita 1-2, quindi sarà Rivasamo ad affrontare il Real Fieschi il 26 maggio. A sorpresa, perché il Cadimare aveva fatto un girone di ritorno pazzesco, vero Tommaso? Sì, 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 ora non so se aveva perso solo una partita o comunque giù di lì. Il Cadimare era sicuramente in forma, però una partita secca, il valore del Rivasamba insomma penso sia indiscutibile. Indiscutibile, ecco. Indiscutibile. Noi abbiamo, grazie a Enrico Figus e Giulia Bartolo, il servizio che riguarda la vittoria dei verdestellati in casa contro la corazzata Renzano, che non dimentichiamo che aveva fatto anche la Renzano una riga di risultati utili consecutivi che faceva presupporre che non fosse così facile per la Sestrese ottenere questo risultato. Ma domenica scorsa Schiazza in questa trasmissione disse: in campionato ce la siamo sempre giocata e possiamo vincerla. Quindi andiamo a vedere com'è andata grazie al servizio di Giulia Bartolo ed Enrico Figus. Davanti alla splendida cornice di pubblico, con tanto di fuochi d'artificio, va in scena al Piccardo di Borzoi il primo turno di playoff di promozione A. Chi tra Sestrese e Renzano continuerà a credere al sogno eccellenza? 12esimo, ottima occasione per la Sestrese, il traversone dalla destra di Raso è perfetto, ma né Accari né Carvelli riescono a sfruttarlo. 20esimo minuto, la posizione della punizione di Troiano è ottimale, in area è pronto Grabinski, viene però segnalato un fallo, gioco fermo. Partita Singhiozzi, ma è la Renzano che spinge di più in avanti, al 28esimo reclama un calcio di rigore per un tocco di mano, ma per l'arbitro calzolari di Albenga non ci sono gli estremi per fischiare la massima punizione. Rivediamo la scelta. 33esimo, Accari dagli sviluppi di un corner riesce a gonfiare la rete, rete che però non viene convalidata perché la palla era uscita fuori. Rivediamo con le nostre immagini. Dopo 4 minuti c'è la risposta della Renzano, ennesima punizione conquistata per gli ospiti. Troiano punta direttamente in porta e costringe Rovetta alla deviazione in angolo. A pochi secondi dal triplice fischio ci prova dalla tre quarti il verde stellato Piroli. Il tiro è molto potente, ma fa solo la barba al palo. Termina così a reti inviolate il primo tempo. Dopo 30 secondi dal fischio d'inizio del secondo tempo, viene atterrato in area Accari. Per Carzolari non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Zani, ma Lucia capisce tutto e nega il gol alla Sestrese. Dopo 12 minuti in avanti c'è la Renzano, perfetta l'intesa tra Metalla e Grabinski, ma è bravo lo stanco a chiudere in angolo, evitando il peggio ai suoi. Doppia munizione per Rolando, che si allontana dal campo, la Renzano giocherà l'ultima mezz'ora regolamentare in 10 uomini. Il conseguente calcio di punizione viene battuto da Zani, ma Lucia para sicuro. 62esimo, c'è capitana Cari in avanti, la Sestrese in superiorità numerica cerca di sbloccare il risultato, ma si alza la bandierina dell'assistente Camus Murri che ferma il gioco. I ragazzi di Manetti, nonostante l'inferiorità numerica, non smettono di crederci e sono pericolosissimi in due occasioni consecutive, prima con Mancini, poi con Metalla. L'incrocio dei pali salva Rovetta. Ma al 74esimo arriva il gol che sblocca il match e porta la firma del capitano della Sestrese, Accari. Incontenibile la gioia dei verdestellati e spalti del Piccardo infuocati. Anche la Sestrese rimane in 10 uomini, espulso Zani, di nuovo in equilibrio le forze in campo al 79esimo. 2 minuti dopo c'è un calcio d'angolo per la Sestrese che Piroli cerca di sfruttare al meglio, ma la palla termina alta di poco. Il match termina così 1-0. Sarà la Sestrese ad affrontare la Luanesi domenica prossima per il secondo turno di playoff. 100 anni di storia, Sestri merita la gloria, così recita lo striscione esposto al Piccardo dai tifosi della Sestrese, e oggi la Sestrese regala una grande gioia ai suoi tifosi con il gol di Accari e passa così al secondo turno di playoff. Grazie a Giulia Bartolo, Enrico Figus, una degna chiusura alla Luca Moscariello. Direi di sì, molto lunga e complessa. No, direi di no, dai. È un po' anzigogolato, ma comunque vale. E allora abbiamo ancora 3 servizi che andremo a vedere, anzi 4, perché quello della San Margheritese poi lo commetterà in diretta Tommaso, e in serata comunque lo vedrete sul sito di Dilettantissimo grazie al nostro canale YouTube. Arrivano un po' di messaggi per i nostri ospiti? Sì, arrivano moltissimi messaggi, soprattutto per quanto riguarda il beach soccer e Memoli, ovviamente il nostro ospite. Soccer o soccer si dice? Soccer, beach soccer. Soccer? Un saluto a Mattia Memoli dal team Bidoni, Cocco, Gatto e Brio, sei il nostro faro in una notte di tempesta. Sono molto poetici. Romanticissimi, sì. Sono 3 ragazzi del Baiardo, e li saluto perché
Diciamo che è un piacere anche per noi, diciamo vecchiotti, no? Che ormai è da qualche anno che pratichiamo questo sport, trovare ogni anno ragazzi comunque che abbiano così tanta passione e che ti diano magari gli stimoli anche per fare qualche anno in più. E poi Claudio scrive Mister Ragni che ti bacchetta perché il capitano è Giovinazzo, non Memoli, se no chi lo sente Giovinazzo? Hai ragione, tra le cose era vedere la partita come della Rivarolese contro la Tritium o Tritium, come si dice? Tritium, perché viene dal latino. Viene dal latino, quindi io ho sbagliato nel servizio, l'ho chiamata sempre Tritium perché il telespettatore davanti a me ha detto potete dire in qualsiasi modo, io mi sono fidato. Bene, comunque altri messaggi? E altri messaggi con Battiston Audience alle stelle, un attore da Mara che non so chi sia, si firma Maragliano. La Venier Maragliano, un saluto. E poi non è un messaggio questo, però volevo ricordare, visto che parlavamo anche dei nostri collaboratori, è il compleanno di una persona molto importante. Sì, per noi è molto importante, Fabio Molinari, se ci fosse qua Simone Maggi sicuramente direbbe qualche, tra virgolette, cattiveria bonaria nei confronti di Fabio Molinari. Fabio Molinari che domenica andrà a seguire per noi Loanesi Sestrese, quindi ringraziamo. Speriamo che diciamo, l'avanzare dell'età gli permetta di tenere la mano un po' più ferma quando fa le riprese. No, comunque grazie a Fabio Molinari, auguri per i suoi 44 anni. Altri messaggi per i nostri ospiti? Arriva, potete chiedere a Mattia Memoli se è vero che nel mondo del beach soccer è conosciuto come Eugenio. Saluti anche a Roberto e Riu, domani mattina pagate il caffè. Anche a me allora. Ricambio i saluti, temo di aver capito chi sia il mittente. Sì, è vero, mi conoscono così, mi conoscono, vabbè, ci chiamiamo così tra di noi, ecco. Spero di vedere questa persona prossimamente sulla sabbia con tanti capelli con un cordino in testa. Capelli che non ho quasi più io. Sì, invece... proprio... neanche più chi l'ha scritto per quello. E invece a proposito del servizio che abbiamo appunto appena visto, ci scrive Accari, voglio ringraziare i tifosi della Sestrese, sono stati loro a vincere la partita. Bene, bella dimostrazione. Invece per quanto riguarda insomma, Marassi, tu stai, sei, insomma, la barba adesso deve, come fai a farla ricrescere in così poco tempo? Ah no, noi non abbiamo bisogno della mia barba, abbiamo senz'altro bisogno di preparare bene la partita questa settimana, di allenarci come abbiamo fatto per tutto l'anno e poi di andare a affrontare l'impegno in maniera seria, perché abbiamo veramente la possibilità di raggiungere un obiettivo. Sì, io l'ho definito sogno perché il Marassi la promozione non l'ha mai fatta e quindi sarebbe veramente bello poterci misurare in questo campionato che da qualche anno ricercato. Peraltro sì, forse tu non lo sai, ma il papà di Mattia Memoli è stato un giocatore importantissimo assieme a Perelli di quel Marassi. Non dico bene. Dello storico Marassi, assolutamente sì. Sì. Purtroppo non avevo mai avuto la possibilità di vederlo giocare. Qualcuno io che l'ho visto, che ti posso dire che era giocatore. Un buon giocatore, un ottimo giocatore. Però sì, me ne ha parlato anche lui, ecco. Quindi... Beh, allora mi fa piacere di essere in compagnia del figlio di un giocatore che ha segnato la storia della squadra che ho l'onore e l'orgoglio di rappresentare. Io effettivamente sono nel mondo del calcio da pochi anni e quindi non ho queste conoscenze che vanno un po' indietro nel tempo, però ho tanto entusiasmo, tanta voglia di fare bene e speriamo veramente di riuscirci. Bene, andiamo a vedere, grazie a Spazio Genova, i play-out di promozione che hanno determinato la retrocessione del girone A e del girone B. Andiamo a vedere come è andata. Spazio Genova, la città dell'auto, vi aspetta nella sua sede a Genova, via Ponte Carrega 30 Rosso, con 500 occasioni, auto usate e a chilometro zero di tutte le marche. Per quanto riguarda il girone A, la Sansevese a retrocedere perché oggi ha perso 1-2, così come era terminata nella partita di andata, mentre per quanto riguarda... Il risultato a sorpresa, Sara, perché la Sansevese è arrivata davanti al Ceriale. Vecchio davanti. Esatto. Mentre per quanto riguarda il girone B, vittoria amara del Casarza Ligure che vince 1-0 col Colli Ortonovo perché alla luce della partita di andata terminata 3-1 è retrocessa in prima categoria. Colli Ortonovo che in questo caso era la favorita perché era arrivata davanti al Casarza Ligure. Quindi l'anno prossimo Casarza Ligure e Sansevese giocheranno in prima categoria.
Io direi altri messaggi per i nostri... Sì, Memoli è molto gettonato, devo dire, perché arrivano ancora dei saluti da Osho, però basta ritirati. Diciamo che sono sempre croce delizia questi messaggi. Sì, sì, mi vogliono bene, ecco, però... E poi arrivano anche messaggi dagli, ovviamente, sempre presenti tifosi dell'Albenga, che scrivono la faccia di chi diceva che eravamo il Moconesi dell'anno scorso, la San Margheritese non merita di retrocedere, ma questo è il calcio, noi salvezza strameritata contro tutti tutto l'anno. Peraltro mi arriva un messaggio che il portiere dell'Ortonovo Franceschini ha parato un calcio di rigore al Casarza, quindi il Casarza che poteva anche andare sul 2-0 e lì sarebbe diventata una partita un po' come è successo oggi a Ligorna, ma non vogliamo anticipare che in vantaggio di 2-0 poi ha sciupato una ghiotta occasione. Io andrei in pubblicità, poi al rientro avremo un'ampia pagina di Serie D di Eccellenza. Allora, abbiamo tanti messaggi che stanno arrivando, quindi continuate a mandare per sapere qualcosa da parte dei nostri ospiti. Sì, ricordiamo anche il numero che è 338-489-1908. Bene, con Spazio Genova andiamo a vedere i play-off, play-out e play-off di Eccellenza. Spazio Genova, la città dell'auto, vi aspetta nella sua sede a Genova, via Ponte Carrega 30 Rosso, con 500 occasioni, auto usate e a chilometro zero di tutte le marche. Bene, questi risultati, Rivarolese Tritium 0-0, o Tritium come diceva il telespettatore davanti a me, Raffallo Ventimiglia 1-1, retrocede il Ventimiglia in virtù del risultato dell'andata che era terminato 2-1, qua dobbiamo ringraziare invece Marino Nassano che ci ha mandato le immagini, San Margheritese Albenga 1-1, all'andata terminò 2-0 per l'Albenga, quindi era l'Albenga a salvarsi, e dei due gol ne mancano uno perché... Flazione municipale di Santa Margherita è andata a prendere Tommaso per le orecchie che aveva posteggiato la macchina in maniera barbina. Andiamo quindi a vedere il servizio che riguarda il play-out grazie a Sara Canapini e a Marino Nassano, ossia quel pareggio tra Rapallo e Ventimiglia che si è materializzato al Macera, dove peraltro un altro dei nostri inviati, Quercioli, ha visto il presidente del Sesti Levante con l'allenatore Ruvo, che potrebbe a questo punto diventare l'allenatore del Sesti Levante, stando agli avvistamenti che abbiamo in giro per i campi. Andiamo a vedere quindi il servizio di Rapallo Ventimiglia. Magari. È tempo di salutare l'Eccellenza per una fra Rapallo e Ventimiglia Ruentini che con la vittoria nella gara di andata si candidano come favoriti alla permanenza nella Serie A Ligure. Si parte al triplice fischio del signor Baldini in settimo minuto e sono subito i padroni di casa a rendersi pericolosi su calcio di punizione con Garrasi, ma la sua conclusione termina a lato. Tredicesimo minuto ancora, Ruentini in attacco con Rossi che mischia, svetta più in alto di tutti. Ci pensa però il palo a salvare i ponentini che due minuti più tardi reclamano calcio di rigore, con il direttore di gara che però lascia proseguire. Al 27esimo minuto sempre Rapallo pericoloso, Rossi prova ad approfittare dell'incertezza difensiva di Lembo e conclude, bravo Scognamiglio a opporsi alla conclusione del numero 10 per mettere il disimpegno dei compagni. Ruentini dunque vicini al gol che si concretizza al 30esimo minuto, calcio d'angolo per i Ruentini e di Garrasi il colpo di testa vincente che porta il Rapallo sopra di una misura. Al 33esimo minuto il Ventimiglia reclama nuovamente calcio di rigore, ma ancora una volta Baldini lascia proseguire e allora termina così il primo tempo con l'espulsione proprio sullo scadere di Alberti che lascia i ponentini sotto di un gol e di un uomo. Con le immagini di Marino Nassano passiamo alla ripresa, il Ventimiglia prova a reagire, segna con Daddi la rete dell'1-1 ma si alza la bandierina dell'assistente, gol non convalidato per posizione di fuorigioco. Ancora Ventimiglia pericoloso al 70esimo su calcio d'angolo, mischia selvaggia che si conclude con un nulla di fatto e poi qualche minuto più tardi Daddi rovescia, palla ribattuta, finisce sui piedi di Musumara che dal limite fa partire un siluro che però si spegne a lato. Prova a rientrare in partita Rapallo con Bertuccelli che in qualche modo arriva alla conclusione, ci prova anche Garrasi sugli sviluppi della stessa azione ma sul ribaltamento di fronte al 90esimo viene concesso penalty in favore del Ventimiglia. Sul dischetto si presenta Principato che non sbaglia e batte Molinelli ed è questa l'ultima rete del Ventimiglia in Eccellenza perché finisce così Rapallo Ventimiglia 1-1, festeggia la salvezza il Rapallo mentre per i ponentini
Cittadini. Pareggio amaro perché contro ogni pronostico di inizio stagione il Ventimiglia retrocede in promozione. Walter, te l'aspettavi che il Rapallo ce la potesse fare, anche se visto che facevi degli appunti sulla partita, Walter? Ecco, avendo fatto il risultato a Ventimiglia, diciamo che era più agevolato nel ritorno, però il Ventimiglia, che mi dispiace molto che sia retrocesso, e ultimamente purtroppo ha cambiato allenatore e tutto si è trovato in difficoltà. E questa difficoltà se l'ha portata fino ai play-out. Purtroppo mi dispiace molto come poteva succedere a Rapallo, attenzione, però, perché ho molti amici a Ventimiglia. Arriva un altro messaggio che riguarda questa partita. No, non riguarda questa, ma riguarda la partita dell'altro, esatto, l'altro play-out. Ci scrivono: nulla a togliere la salvezza dell'Albenga, ma se avete le immagini guardate subito all'inizio dell'incontro. Il rigore non concesso alla San Margheritese, se realizzato poteva essere tutta un'altra partita. Mi chiedo come sia possibile non concedere questi rigori. Non abbiamo le immagini, abbiamo perché i vigili di Santa Margherita hanno fatto spostare se prima. Se è sul cross, forse sul... se è... poco dopo il gol dell'1-0, forse c'è un contatto di mano da rivedere, ma non mi sembrava che fosse da calcio di rigore. Se all'inizio non abbiamo le... Purtroppo la municipale... abbiamo fatto parcheggiare praticamente a Rapallo, quindi... e quindi non abbiamo la possibilità di farvi vedere le immagini. Invece no, abbiamo la possibilità, o meglio, abbiamo la possibilità di farvi vedere delle immagini che però sono ridotte rispetto a quello che in realtà è stata la partita. Invece le immagini le abbiamo tutte, quelle di Rivarolese Trizium, è finita 0-0, peraltro l'allenatore della Trizium è Marco Sgro, che a fine partita ci ha detto appunto che è un risultato per lui positivo, perché al ritorno, giocando in casa, sono convinti di vincerla. Però un pareggio per 1-1, valendo il gol in trasferta doppio, potrebbe invece far passare addirittura la Rivarolese, che ha giocato gli ultimi 15 minuti, 10 più recupero, in inferiorità numerica. Andiamo a vedere il servizio di Moreno Danna. Playoff nazionale di eccellenza, a Begato 9 si affrontano la Rivarolese e la Tritium, allenata da Marco Sgro, ex giocatori di Atalanta e Sampdoria. Viene osservato un minuto di raccoglimento per commemorare la scomparsa di Ermenelindo Pacchetta, vicepresidente vicario della Lega Nazionale Dilettanti. Subito pericolosa la Tritium, che con Castelli raccoglie una corta respinta e calcio a botta sicura, la palla deviata da un difensore termina in angolo. La Rivarolese risponde con una ripartenza di Mura, colpo di tacco per Macagno che calcia fuori. Il cinquesimo, la Tritium è pericolosa in due occasioni, sulla prima Basso esce con i pugni, sulla seconda Volpi è in ritardo per il tap-in vincente sotto porta. Tre proteste nel finale del primo tempo per questo intervento di Ungaro, che possiamo rivedere grazie alle immagini montate da Moreno Danna. Nel secondo tempo ancora la Tritium pericolosa con Vitali, centra per Castelli, colpo di testa del numero 9 e parata plastica di Basso. Ma al 66esimo la Rivarolese ha l'occasione per passare in vantaggio, cross di Macagno per Mura che di testa si divora un gol fatto. Rivediamo il colpo di testa del numero 9 della Rivarolese che termina fuori. Al 75esimo ancora Rivarolese con De Persis per Macagno, tiro cross del numero 10 che si perde sul fondo. Un minuto dopo viene espulso un appello per questo intervento a centrocampo, severa la decisione del direttore di gara. All'86esimo Cafferri scende in slalom stile Rocca e, arrivato al limite dell'area, fa partire un diagonale che termina di poco fuori. Nel terzo minuto di recupero la Tritium ha l'occasionissima per passare in vantaggio, Volpi alla palla del match point, ma Basso compie un intervento da campione e salva il risultato. Rivediamo la grande parata del numero 1 Basso della Rivarolese. L'ultima occasione è per la Rivarolese, ma il tiro di Oliviero è debole e Acerbis blocca facilmente. Termina 0-0, un risultato che, esclusa la vittoria, è il più importante per la Rivarolese. Nel ritorno alla Rivarolese di Mister Fresia basterà pareggiare con gol o altrimenti vincere con almeno un gol di scarto. Quindi domenica prossima il nostro Moreno Danna lo manderemo sul pullman con la Rivarolese a fare il servizio, la trasferta appunto con la Rivarolese. Cosa ti aspettavi, Walter? Il fatto della Rivarolese, noi come Vado e come Liguri tifavamo Rivarolese anche per le trasferte vicino che, in Serie D. Di Serie D. È ovvio che ora giocare, ho visto che è stato espulso un appello è molto importante,
nella squadra di Mr. Fraser, tra l'altro gli faccio gli auguri perché è diventato papà. Per andarsi a giocare una partita, come dice, a Tritium o a Tritium? No, a Tristano d'Adda, quindi... sarà molto difficile, però partono dallo 0-0 e la Rivarolese ha giocatori in avanti che possono risolvere la partita. Anche se oggi Mura... Sì, ho visto, soprattutto il colpo di te. Però giocare magari di rimessa con Maccagno... e Mura, anche De Persis, che sono tre giocatori molto importanti. Io spero, l'unica cosa è la defezione di Nappello, che è molto importante nel schieramento. Con l'uscita di Nappello, la grande occasione della Trizio nasce appunto su una... anche perché erano in 10, esatto. Ho visto... Sì, però lì a centro area praticamente c'è stata una scalatura sbagliata il centravanti della Trizio ha fatto un gran... Cioè, tant'è vero che si è disperato, che ha fatto una gran parata. Tu te lo aspettavi, Memoli? Ti dico, dopo il primo tempo... che c'è stato un predominio territoriale degli ospiti senza però grandissime occasioni. Ma sorpreso il secondo tempo, perché la Rivarolese ha alzato il baricentro, ha giocato obiettivamente meglio e anche una volta rimasto in 10 non ha subito particolarmente. E poi c'è stato quel miracolo all'ultimo minuto che potrebbe pesare tanto, perché il risultato di 0-0 in casa secondo me è un buon risultato. Ottimo. Perché permette comunque tanto di non aver subito gol. Ci sarà la variabile del campo in erba, che non è poca roba per noi squadre genovesi quando andiamo a giocare fuori, però credo che ci avrebbero messo la firma in tanti sul risultato comunque positivo all'andata per poi giocarsela al ritorno. Partiamo sabato sera e andiamo ad alloggiare a Zigogna. Prima della partita ci arriva questo messaggio da un dirigente, da Maria Bartuccolo, per quanto riguarda appunto la trasferta della Rivarolese. Quindi partono il giorno prima, quindi ci credono. Quindi Moreno Danna andrà a dormire con la Rivarolese? Moreno Danna ci andrà col treno. Ah, ok. Quindi questo è quello che accadrà. Peraltro, per quanto riguarda invece i giocatori che si parlavano davanti, il mister Sgrom ha detto che quello che li ha messi più in difficoltà di tutti è stato Maccagno, perché che è un ex del Vado, che giocando largo sulle fasce i suoi esterni effettivamente hanno patito tanto, Walter. No, ma Maccagno è un buon giocatore. Cioè, io penso che la partita... di ritorno farà la Trizium, penso, e con Maccagno, come ti ho detto prima, che è un giocatore che secondo me da contropiede può metterli in difficoltà. Ma io l'unico posso dire che è una grave perdita di Nappello, l'unico perché né forte di testa, né calci d'angolo, sia a favore, a sfavore, è un giocatore d'esperienza e tutto. Vedremo, comunque speriamo che la Rivarolese passi questo turno. Mattia, invece, secondo te, per come è andata la partita, c'è la possibilità che la Rivarolese possa passare il turno? Secondo me sì, perché sono le caratteristiche un po' della squadra, no, che mi fanno pensare questo. Come diceva Walter, la Rivarolese gioca spesso di rimessa, anche l'anno scorso comunque quando c'ero io, il leitmotiv era quello con Mura, che comunque in progressione è imprendibile. Sì, e quindi ha la pubalgia, quindi non sta benissimo, sì, purtroppo non sta bene lui, si è fatto male anche Romei, quindi non hanno molti ricambi davanti, però se è una partita secca comunque può succedere qualsiasi cosa, quindi mi auguro anche io per tutti gli amici che ho a Rivarolo che possano ottenere un bel risultato e passare il tour. Bene, noi andiamo in pubblicità, l'ultimo blocco dedicato completamente alla Serie D e anche all'eccellenza, del quale stanno arrivando una valanga di messaggi. Pubblicità. Bene, per la Serie D andiamo a vedere invece quello che è successo con Spazio Genova. Spazio Genova, la città dell'auto, vi aspetta nella sua sede a Genova, via Ponte Carrega 30 Rosso, con 500 occasioni, auto usate e a chilometro zero di tutte le marche. Oggi si è disputata la finale di playoff tra Livorno e Verona. Livorno, che era sopra di 2-0, si è vista rimontare nel secondo tempo dall'Inveruno e quindi è l'Inveruno l'unica squadra, tra l'altro non ligure, dei playoff ad aggiudicarsi la vittoria. È vero, ha fatto... Andiamo subito a vedere il servizio che ha realizzato Simone Maggi, perché 2-0, che partita è stata, Sara?
Io ho visto poco perché stavo anche già montando. Sì, però... Invece l'altro che partito, tu sei andato via che... Era, sì, infatti l'ho saputo qua che ha perso 3-2 il Ligone, sinceramente. Perché... è stato via su quando? Su 2-0, su 2-1? Su 2-0 e sinceramente non c'è stata partita, anche perché ormai... E invece poi quando sono arrivato qua mi ha detto che ha perso 3-2, sembrava quasi... proprio spenta la luce. Una barzelletta, cioè no... Peraltro... Sinceramente... Proprio veramente bene, bene, bene. Il primo tempo, se Ligorna chiudeva già in vantaggio, non c'era nulla da dire. Poi da, sul 2-0 arrivare qua completamente vuol dire che si è spento qualcosa negli ultimi 20 minuti. Eh sì, perché in un quarto d'ora hanno preso 3 gol, peraltro l'Inveruno, dicevamo, Ligorna che aveva espugnato il campo del Bacigalupo di Savona, mentre l'Inveruno aveva espugnato quello di Sanremo. Savona che proprio ieri pomeriggio ha dato l'ufficialità, l'addio a mister Grandoni, che probabilmente avrà qualche altra piazza da seguire, quindi Savona che è alla ricerca del nuovo mister. Andiamo a vedere quindi il servizio che riguarda il Ligorna e che perde in casa 2-3 contro l'Inveruno. Il punto più alto toccato 7 giorni fa al Bacigalupo di Savona, ancora 90 minuti per piantare la bandierina nella cima più alta di quella montagna che sono i 97 anni di storia del Ligorna, piccola formazione genovese che è diventata una grande della Serie D e che si trova davanti in finale playoff, un'altra piccola realtà che ha messo sotto i giganti della categoria. Ligorna in Veruno è un ultimo atto tra outsider, in palio il prestigio, in campo due formazioni votate al bel gioco, al contenimento dei costi e alla valorizzazione dei giovani, e infatti la gara si gioca su buoni ritmi nonostante la pioggia e nonostante il primo tempo non sia poi così ricco di occasioni. La prima è datata a 12esima di marca locale, sombrero di Valenti, su Frattini spiana la porta al numero 9 l'attaccante di casa, e poi però poco reattivo e l'azione sfuma in un nulla di fatto. Reattivi e come, al minuto 26 Truzzi e Bulgarelli, il primo attaccante lombardo a concludere, il secondo portiere genovese a respingere. Tutta qui la prima frazione, la seconda inizia subito col botto, perché a rompere il giusto equilibrio dei primi 45 minuti ci pensa il solito Valenti. L'azione nasce da un disimpegno errato di Frattini, l'istinto sottoporta è da killer seriale, e infatti è il 13esimo centro in stagione per il numero 9 di Luca Monteforte. L'1-0 genera la reazione immediata dell'Inveruno, un rinvio dalle retrovie diventa un filtrante perfetto per Brogini che salta Bulgarelli, ma da posizione defilata c'entra il palo. Le emozioni che hanno latitato nel primo tempo sono grandi protagoniste della ripresa. Al minuto 27 Silvestri, con grande esperienza rispetto della giovane età, incrocia in area la corsa di Acquistapace e si procura rigore che Chiarabini con freddezza glaciale trasforma dagli 11 metri nonostante l'intuizione di Frattini. 2-0 Ligorna, gara che sembra in totale controllo dei genovesi, ma l'Inveruno ha 7 vite come i gatti. La prima la spende al minuto 31 quando Brogini anticipa tutti in area di rigore e a un quarto d'ora dal termine riapre. Una finale playoff che deve regalare ancora delle emozioni. La susseguente in ordine temporale è la punizione di De Maria che filtra in area di rigore, nessuno la tocca, nemmeno il Bulgarelli che rimane ingannato dalla traiettoria di entrare velenosa del numero 16 alla rete del 2-2, ed è anche quella che dà una spinta incredibile ai lombardi, perché dopo il cioccolatino di Chiarabini che nessun uomo Ligorna raccoglie a centro aria, all'ultimo possesso l'Inveruno sfonda centralmente, Brajdic ha sul piede il gol della remontada e il numero 18 non sbaglia con un diagonale affilatissimo che vara la vittoria playoff per l'unica non ligure delle quattro partecipanti. Una vittoria venuta dalla panchina grazie ai cambi di mister Androletti. Per il Ligorna rimane un'annata da ricordare, con quella bandierina che poteva essere più in alto, ma che è comunque sul picco più alto della storia dei genovesi. Bene, questo l'amaro epilogo di questa partita, dove Ligorna, peraltro, come abbiamo visto dalle immagini, meritava ampiamente, come ci ha confermato Walter Battistor, di vincere questa gara. Arrivano dei messaggi, Sara? Sì, arrivano intanto, ritornando alla prima categoria, Forza Praese, una grandissima stagione, e poi continuano ad arrivare tantissimi messaggi per Mattia Memoli. Quando smetti di giocare vengo a fare il dirigente con te, ti insegno a giocare a briscola. Poi un saluto anche a Walter e complimenti per il titolo regionale giovanissimi, da Franco. Bene, invece ti aspettavi lo 0-0 della Rivarolese, tu Roberto, Riu? Beh, loro sicuramente la perdita di Romei e Mura acciaccato sicuramente pesa tantissimo. Secondo me potevano riuscire a fare risultato se fossero rimasti, come dice Mattia, almeno 11 contro 11, perché era un momento in cui stavano giocando e stavano creando. Quindi dispiace per l'amico Marco che, come tutti i ragazzi della Rivarolese, tenevano tantissimo ad arrivare in fondo bene. E sicuramente andranno su e venderanno cara la pelle, comunque andranno su a fare la partita secondo me,
e davanti, soprattutto sugli esterni, secondo me possono far male. Eh sì. Invece Ligona, comunque, come diceva Simone, raggiunge il picco più alto della sua storia e comunque è un peccato poi tutto sommato. Sinceramente sì, ma infatti sto pensando ancora, poi è stata bella partita, sarebbe stato meglio che guardavo tutta la partita, perché sinceramente non me la sarei mai aspettata il risultato finale dell'Inveruno. Tu sei un grande stimatore del presidente di Ligorno. Ma sì, soprattutto siamo amici, ci conosciamo fin da quando eravamo ragazzini. Oggi anche sì, ero tentato ad andare a vedere la partita, poi dico la verità, pioveva e quindi sono rimasto a casa. Mi dispiace, però hanno fatto una stagione meravigliosa, quindi devono solamente essere contenti e fieri di tutto quello che hanno fatto, assolutamente. Anzi, approfitto per fargli i complimenti, perché se lo meritano veramente. Hanno fatto complimenti anche a Sonetti, che è un ottimo direttore, e poi all'allenatore Monteforte che ha fatto un gran lavoro ha fatto. Un gran assolutamente lavoro. Assolutamente sì. Altri messaggi, Sara? Sì, arriva sempre per Memoli sui campi da calcio Lin, sulla sabbia Eulin. Un abbraccio a tutti in studio. Prima a telecamere spenta avevo chiesto il significato, ma hai detto che è un po' troppo lunga da spiegare. Non basterebbe una trasmissione. Claudio, se posso, sì? Volevo un attimo ricordare lo staff tecnico, visto che prima ha scritto il mister Chicco Ragni, sennò poi magari non mi convoca per Alghero. Dopo ovviamente la conquista della promozione è stato confermato, mister Chicco Ragni al timone della Genoa Beach Soccer, affiancato da Gianni Felicità, che è il suo storico secondo, Luca Pastorino sarà il fisioterapista, e Paolo Covotta, anche lui ex allenatore dell'Atletica e delle Giovani dell'Atletica, e del team manager. Invece, tornando in eccellenza, per parlare invece dell'altro playoff che riguarda, nel caso in cui la Rivarolese dovesse passare il turno, il Pozzonovo ha pareggiato 1-1 contro l'Edmondo Brian, perché è scritto... Brian. Chi può dirlo? È un po' come Tritium e Tritium. Tritium si sa, dai. La tiro. Ma io i tifosi stessi, mentre noi non lo sappiamo. Quindi. I tifosi. Allora basta. E tocca, qualcuno lo chiamava Tritium, qualcuno la testa. Comunque, 1-1, quindi nel ritorno l'Edmondo Brian, gli basta uno 0-0 o la vittoria per poter passare il turno. Pozzonovo quindi dovrà vincere o pareggiare con un risultato superiore all'1-1. Quindi, come si diceva prima con Memoli, lo 0-0 è un risultato importante per la Rivarolese. Secondo me sì, poi ci sono varie correnti di pensiero, come in tutte le cose. Per come la penso io, è sempre meglio non prendere gol in casa e poi andare a vedere cosa succede fuori. E quindi vedremo. Invece, Walter Battis, l'anno scorso voi avete fatto i playoff, giusto? Due anni fa. Con la colpa via. Avevamo perso 2-1 in casa prendendo gol, e là poi abbiamo cercato di portare a dura. Volevo, se mi permette, anche ringraziare. Sai che ti puoi fare quello che vuoi. No, perché abbiamo vinto due titoli, sia con il 2006 col Vado e il 2004 con i ragazzi, ed era giusto fare i complimenti a queste due leve qua. E ci uniamo ovviamente ai complimenti di queste vittorie, appunto, per il Vado. Io ringrazio Tommaso Imperato, perché comunque con lui seguiremo, oltre le partite che verranno definite nelle prossime futuro, anche il torneo Grondona. Esattamente. Walter Battiston, a cui chiedo di farmi i complimenti a Luca Tarabotto per il grande successo che ha ottenuto. E Massimo Parodi, che è il presidente delle Marassi, bocca al lupo per la settimana prossima, così come a Roberto Rio e Mattia Memoli invece per il campionato. Grazie. Di beach soccer. Con Sara Canapini ci rivedremo la prossima settimana. Volevo fare un augurio a Stefano Fresa per la doppietta che ha messo in cantiere venerdì, la doppia nascita di Aurora e Alessandro, che sono... E facciamo gli auguri anche a Alessandro Spigno, che è il suo Alessandro compleanno. Spigno, è il suo compleanno. Sì. Quindi, e ovviamente facciamo le condoglianze alla famiglia
del presidente Nicola Pugliese, domani saranno i funerali in via Santa Zita. Noi salutiamo anche regia, abbiamo Bisio e ma non si può ancora dire il nome? Non si può ancora dire, credo. Quindi non si può ancora dire e ci rivediamo la prossima settimana sempre alle 19 con Dilettantissimo. Questa puntata la potete vedere o in rete su Dilettantissimo, altrimenti in replica alle ore 22:30 sul canale 189. Più tardi ci sarà Maria Grazia Barile che andrà ad analizzare lo 0-0 della Sampdoria e il pareggio di ieri del Genoa che con la vittoria dell'Empoli mette nei guai un po' la società rossoblù. Buon proseguimento di serata con i programmi di Telenord. Questo programma è stato offerto da Eurosystem, Parodi, i pionieri del risparmio energetico.